iniziare questo video voglio darvi una grandissima notizia per tutti quelli che abitano a Roma e dintorni, riescono comunque a raggiungere Roma. Vi lascio i dettagli nell'info box su via, data, orario, bla bla bla, perché ci sarà una masterclass che farò io a voi su come diventare beauty influencer, anche se mi piace più dire cosa c'è dietro le quinte di uno scatto. Farò questa cosa in collaborazione con Sephora, che mi ha chiesto di effettuare questa masterclass per voi. A tutti coloro che sono interessati a venire a vedermi, abbracciarmi, fare le foto, vi aspetto, perché ci saranno un sacco di prodotti wanted Sephora, insomma i più ricercati, più instagrammabili, e in più possiamo passare delle ore insieme. Quindi vi aspetto, vi lascio tutti i dettagli qua sotto. Adesso iniziamo col video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Questa volta vi faccio l'intro all'inizio, la premessa, perché questo video è uno della serie Mood di Fair, insomma, che avete votato voi, perché il primo video, la nascita di questa serie di video che ho creato è stato incazzata, e vi ho fatto anche un sondaggio appunto in quel video dove vi chiedevo che mood avrei dovuto interpretare nel prossimo. Quindi in questo avete votato schifata, anche se io non vedevo l'ora di fare la menosa. Comunque vi lascio il sondaggino per la prossima serie di video, chiamiamolo mood tag, così se le altre persone lo vogliono rifare lo possono fare. Votate il sondaggino, mi raccomando, per il prossimo video. Vorrei ringraziare Sorvix Antonio, che l'ha rifatto sul suo canale, l'ha riproposto ai suoi iscritti, e anche Christian Denti, che appunto hanno fatto questo video, e sono molto contenta perché spero di aver lanciato un tag particolare nuovo dove la gente deve un po' fare l'attrice del proprio video. Io vi lascio al video, spero vi piaccia, e ci vediamo a fine video con i saluti un po'... Chiamo di togliere questa frangia, la pinzettina che non si attacca. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercherò di fare un make up provando delle cose nuove. Come vedete le sopracciglia le ho già fatte, adesso vado ad applicare il fondotinta. Anzi no, parto dal correttore. Il correttore che utilizzerò è quello della Lotte London, il Got It Cover, nella tonalità Shell. In questo modo. Il colore è molto bello, mi piace perché questo correttore non va nelle pieghette, si assorbe molto facilmente e rimane molto naturale. Adesso vado con la Beauty Blender sporchissima. Che schifo. Vado a coprire anche i brufoletti. Questo l'avevo appena schiacciato. Stai lì tesoro. Poi applico dopo il fondotinta, no? Dopo. Come mi sono arrivate queste palette qui dell'Astra, volevo provarle con voi. Queste qua sono tipo... Questa è la Nude Temptation, che è quella che mi ispira più di tutti. Sì, credo che utilizzerò questa. Un pennello pulito che non ho. Sono tutti sporchi. No, prima faccio una base sugli occhi, che dite? Applico un correttore, tipo il più chiaro di questa palette qua, l'Ultra Light di Mulac. Oh, mi ha toccato! Oddio, avete visto? Ok, adesso vado ad applicare il correttore. Oh mio Dio, tutto appiccicaticcio. Che schifo. Ok, proviamo ad applicare questo colore qui. Mi ha macchiato. Ok, lo applico, magari voglio provare a fare una cosa nuova. Non posso farla. Perfetto. Mi servirebbe un cucchiaino. Vabbè. Ok, è troppo grigio, fa schifo. Mi sto sporcando tutta. Ok, cambiamo palette. Proviamo ad utilizzare la Warm Temptation, sempre di Astra. Lo applico sopra questa specie di grigiume morto all'Edward Cullen. Mi sto immaginando, per riuscire in questo video, dei ragni addosso. Non ci piace. Eccomi. Ce l'ha scritto Gloria Fair qui. Direi di continuare ad applicare questi colorini insulsi, tipo qua. Ma c'è una polvere, tutto impolverato. Oddio, chi pulisce dopo? Adesso che il make up mi fa proprio cagare. Questo bronzino qui, ci piace il bronzino? Applichiamolo con le dita. Questo qua che è proprio oro chiaro. Oro chiaro.
Oh mio Dio, che schifo. Oh, hanno toccato le mie ciglia. Con questa palette qua della Make Up Revolution, la Blush Golden Sugar, vado ad applicare un po' di questo bianco. Questo bianco qui, dov'è? Questo qui, questo qui. Non mi rompere. Tipo qua e qua. Oh, guardate come brilla. Ce l'ho fatta. Adesso vado ad applicare l'eyeliner. Oh mio Dio, raga, l'eyeliner. Tutta questa cosa appiccicosa e nera che va dentro le ciglia, rimane lì e poi per struccarla ci metti un'eternità. Che schifo. È bagnato e freddo. Adesso applico questo, che è il ciglia sensazionali di Maybelline. Ok, questa cosa pettinerà e colorerà le mie ciglia di questa melma nera strana che... Oh mio Dio! Oh, boh! Raga, ma come fate a mettervi tutto questo make-up? Che schifo! Mi metto il fondo... Metterò il fondotinta di Mulac nella colorazione 2 Marlene. Uno, due, tre, via! Ah! Guarda tutti i pori ostruiti dal fondotinta, non potranno più respirare, oh mio Dio! Facciamo dei cerchi. Adesso cercherò di spalmarlo con questo pennello. Oh, oh mio Dio, raga, stiamo diventando un tutt'uno. È così schifosamente piacevole. Userò sempre la stessa palette di Make Up Revolution, la Blush Golden Sugar, e utilizzerò tipo queste due cialde qui. Oddio, sembro sporca. Ma perché fate questo ai vostri visi? Sembro una porcellana. È caduto! Colore scuro, perché io mi coloro sempre le labbra di scuro. Ho un color carne, tipo questo qui. Ho un rosso che mi fa proprio schifo. Proviamo. Questo qui è il Hypnotize Liquid Lipstick nella colorazione 8. Ok, questa cosa oltre a essere fredda e bagnata è anche rossa. Quanto sono un semaforo! Quella cosa che ti fa sembrare lucida e sudata, l'illuminante. Lo vado ad applicare con un pennello altrettanto sporco. Oh mio Dio. Posso dire che basta, basta, basta. Il make-up è finito. Ok, è finito. Possiamo sciogliere le trecce ai cavalli. Spero che questo video orribile vi sia piaciuto. Vi saluto a distanza, senza toccarci, senza mandarci baci o cose. Mettete magari un like, senza sporcare troppo il mouse con le vostre ditacce. E condividete il video con i vostri amici, che siano persone pulite e profumate. E noi ci vediamo al prossimo video, sterilizzati, mi raccomando. Ciao. Devo andare a lavarmi.